Ciao a tutti, quello che oggi voglio proporvi è un pollo intero che noi andremo praticamente a riempire con del sale, del pepe, del rosmarino e un limone intero dove vengono tolte soltanto le estremità della buccia. Quindi praticamente a cosa serve questo limone? Oltre ad insaporire, quindi la buccia darà un minimo di sapore all'interno, serve insieme al sale appunto a tirar fuori il grasso del pollo. Ovviamente poi andremo a spremere 5 limoni piccoli o 4 se sono di media grandezza, ai quali aggiungeremo l'olio, il rosmarino e il pepe. Con questo succo chiaramente andremo ad irrorare durante la cottura il pollo, cioè ogni circa 10 minuti andremo a bagnarlo molto molto bene con questo succo. È un secondo veramente semplice, velocissimo da fare, se non per il fatto di stare un po' dietro la cottura per irrorarlo, ma alla fine è un'operazione che dura manco 10 secondi. E quindi facile da fare, quindi anche per le persone che non sanno assolutamente cucinare. E comunque avrà un discreto successo perché è veramente buonissimo. Ok, passiamo al procedimento. Per il pollo al limone ci serve un pollo intero, chiaramente di media grandezza, un limone biologico, quindi non trattato, lavato, che andrà praticamente all'interno del pollo. Ci servono 5 limoni piccoli o medi, 4 se sono medi, spremuti, del sale, pepe, rosmarino, olio extravergine di oliva. Chiaramente un pennello per poi poter irrorare il pollo durante la cottura. È un procedimento abbastanza semplice, non ci vuole, come vedete gli ingredienti sono pochi, ma sono praticamente basilari. Quello che ci serve innanzitutto è un pollo chiaramente già ben pulito, quindi privato di tutto quanto. Andiamo quindi a metterci all'interno del pollo abbondante sale, chiaramente non toccate il sale con le mani dopo aver toccato il pollo, perché altrimenti andiamo a contaminarlo. Ok. Teniamo praticamente il pollo in questo modo, un attimo che mi lavo le mani. E andiamo a riempirlo anche di pepe, anche in questo caso dobbiamo abbondare. Quindi sale, vedete, e pepe in abbondanza. Ora prendiamo il limone e le togliamo le parti laterali in questo modo. Il limone va inserito intero all'interno del pollo in questo modo, vedete? Ok, a questo punto il pollo è praticamente pronto. Mi rilavo le mani. Quindi, ricapitoliamo, abbiamo messo all'interno del pollo sale abbondante, pepe e un limone intero a cui sono state tolte le estremità. Infiliamo praticamente per bene il limone. Ok. Qui dentro ci abbiamo messo, come dicevo prima, 5 limoni piccoli spremuti. Ho aggiunto dell'olio d'oliva, chiaramente più ce ne mettete meglio è, perché anche quello deve dare chiaramente il condimento. Quindi direi anche un mezzo bicchiere di quel tipo lì di plastica, diciamo, di olio, uniti praticamente ai 5 limoni spremuti. Ci mettiamo all'interno anche il pepe. Anche in questo caso abbondante, e rosmarino. Se ce l'avete fresco, tanto meglio, voglio dire. Io ce l'avevo solo secco. Mettiamoci anche un po' di rosmarino sul pollo.
e andiamo praticamente a bagnare il pollo. Abbiamo acceso il nostro forno a 200 gradi e quindi andiamo ad infornare. Andiamo a mettere il nostro pollo a media altezza, al centro, praticamente chiudiamo. Quando cominciamo a vedere che il pollo comincerà un po' a seccare, nel senso che il limone sopra comincerà ad essere assorbito, andremo man mano ad aggiungere l'altro, fino a quando non avremo esaurito tutto quanto il nostro succo. Allora, ogni 10 minuti tiriamo fuori il pollo, che vedete come sta cuocendo bene, e andiamo a virolarlo nuovamente. Ok, e lo rimettiamo dentro il forno. Ogni 10 minuti faremo questa operazione finché non vi accorgerete che il pollo è pronto. Insomma, si vede quando la cottura ormai è ultimata. Ok, come vedete man mano il pollo sta cuocendo, quindi continuiamo sempre ad irrorarlo con il suo succo. Quindi è rimasto giusto il succo per un ultimo passaggio. Alla fine i passaggi saranno circa 3. Chiaramente dipende anche dalla grandezza del pollo, perché come vedete è un pollo abbastanza piccolo, non è enorme, quindi cuocerà abbastanza in fretta e non richiederà molti passaggi. Ecco fatto. E lasciamo continuare a cuocere. E ora andiamo a fargli l'ultima passata di limone, olio e rosmarino e pepe ovviamente. Ok, quindi lo rinforniamo per l'ultima volta, lasciamo un altro 10 massimo 15 minuti e poi lo toglieremo dal forno. Questo è il pollo finito.